Stelle cadenti, stelle cadenti, sì, stelle cadenti, stelle cadenti. A Videotop con grande piacere diamo il benvenuto a Matteo Rovatti. Ciao Matteo. Ciao carissimo Paolo, ti ringrazio tanto per l'invito e la disponibilità, insomma. Beh, è un piacere. Innanzitutto vedo che sei in un contesto di movimento, però ti trovi in quel di Sassuolo, dico bene? In quel di Sassuolo con 3 S, come immagino avrai sentito dalla pronuncia. Quindi stiamo tentando di sbarcare il lunario, per quello che mi sono fermato per far due chiacchiere con te. Come vuole la tradizione. Esatto, un classico, esatto. Ma da lì si vedono per caso, le riesci a visionare queste stelle cadenti? O no? Non è ancora calato completamente il sole, ma qualcosa si intravede, dai, qualcosa si intravede. Questo naturalmente lo diciamo perché è il titolo del tuo nuovo singolo che identifica queste stelle come le canzoni, no? Che... Assolutamente. Una dopo l'altra, come... Una dopo l'altra, raffica, non ci fermiamo mai. E comunque purtroppo, Paolo, come sai benissimo meglio di me, questi tempi di obsolescenza musicale che mai, almeno io non potevo immaginare che diventassero, che avessero questi ritmi anni fa, cioè credono, ma in realtà non ci riescono, questo te lo confido, credono che i pezzi durino soltanto 20-30 giorni. In realtà, come dice la canzone, lasciano frammenti nelle menti, quindi lasciano comunque dei messaggi che vanno al di là del tempo, capito, che insomma credono gli altri di attribuire in termini di durata. Senza i pensamenti loro, sì, pieni di tormenti loro che vivono, pensano, corrono solo per loro. Vivono, pensano, corrono solo per loro. Solo oro, 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 solo oro, oro, oro. Oro nobis per noi peccatori, persi, perversi, ma in fondo buoni siamo. Stelle cadenti. E in effetti, ahimè, la musica è stata, come tutto del resto, contagiata da questa continua ricerca della novità, del cambiamento, dove una volta c'erano delle canzoni che duravano anni e si sentono ancora oggi, come anche alcune canzoni del presente, ci mancherebbe, però c'è molta più frenesia, no? Assolutamente. Purtroppo ci sono delle corsie preferenziali grazie alle quali alcuni artisti hanno l'opportunità di poter tenere i loro singoli più a lungo su questa onda, chiamiamola così. Ovviamente senza di te in questo caso non potrei perseguire il mio sogno, perché mi dai l'occasione comunque di condividere il messaggio con tante persone. Ti ringrazio, perché senza di te, senza di voi, questa possibilità noi non l'avremmo, insomma. Beh, del resto si pensa che tante volte il tutto è sempre circoscritto in quelle quattro situazioni canali che ti danno la possibilità di dire che ci sei perché passi lì. In realtà c'è tutto un mondo intorno, cantavano in Mattia Bazzara ai tempi, no? Esatto. Tu parti comunque da qualche anno fa con era il 2008 quando hai esordito, o sbaglio? Sì, io diciamo che ho passato un periodo del mio percorso musicale negli Stati Uniti, perché nasco in una lingua che non è quella italiana ma in inglese. Poi rientrato da Los Angeles nel 2008, ho cominciato con questo singolo Vedere a farmi ad avere comunque, credo comunque, questo pubblico che mi segue fino ad arrivare all'esperienza con i Nomadi. Con quel singolo, se non ricordo male, io andai a Radio Bruno e vinsi quel contest di Fammi Sentire la Voce. Parliamo del 2008. Perché l'italiano? Perché mi dava e mi dà la possibilità di essere capito nell'immediato in una maniera che ovviamente non è possibile essere eguagliati in una lingua diversa essendo in Italia, insomma. Le mie canzoni come stelle, stelle cadenti, illuminano le notti, poi cadono, ma sì, lasciano innocenti gli argomenti in questi anni taglienti, proprio come vetri rotti sanguinanti sono. Stelle cadenti, stelle cadenti. Le mie canzoni come stelle, stelle cadenti, illuminano i sogni, poi cadono, ma sì, lasciano pungenti quei commenti in questi giorni impazienti, ruggenti di pigri divertimenti sono. Stelle cadenti, stelle cadenti, sì. Diverse esperienze che ti hanno portato sino ai giorni nostri, dove
Nel mese di settembre, se non ricordo male, è uscito Governo, no? Sì, è uscito Governo, diciamo che gliene ho dette 4 o 5. Tra l'altro, guarda Paolo, ti confido, è stata proprio un'esigenza che ho avuto, cioè quella, sentendomi veramente abbandonato, quasi lasciato andare alla deriva da questa istituzione, a prescindere che sia destra, sinistra, centro, perché è una cosa che non mi riguarda, vedendolo nel quotidiano e condividendolo con le persone più care, le persone che amo, amici, insomma, quando la gente ha sentito veramente il contenuto del pezzo è impazzita, perché diciamo che è praticamente inconfutabile. Quindi sì, diciamo che del 2 settembre è uscito Governo, che ha anticipato poi le cadenze. Non pioveva quel giorno, no? No, quel giorno. Questa è bella, questa è bella. No, era limpido, era limpido. Che l'ispirazione delle volte con la citazione del Governo arriva se piove. Esatto. Adesso so che appunto c'è un percorso che vedrà poi il compimento di un EP in primavera. Sì, diciamo che è prevista l'uscita di un terzo singolo a marzo e di un quarto singolo che anticipa l'estate di un mese, dove tra il terzo e il quarto ci sarà questo EP per la prima volta, per esperienza musicale mia, che diciamo che ingloberà, contemplerà queste quattro canzoni, tra cui la prima ovviamente Governo. Visto che insomma il periodo è quello legato a una stella molto nota ai più, che la stella polare, mi piacerebbe che queste stelle cadenti diventasse una stella polare dal punto di vista musicale. Ti piace, esatto, ti piace insieme, il collegamento? Ma io non vedo l'ora, io non vedo l'ora del tuo augurio, così ce la cavalchiamo e torniamo su, bravo. Alla grande. Grande Paolo, grande. Senti, è stato davvero un piacere questa anche chiacchierata. Per me, conoscerti. Ritorneremo a rincontrarci per le prossime uscite, ok? Non vedo l'ora, Paolo, ti ringrazio tanto della disponibilità, un abbraccio. Anche a te, ciao, alla prossima. Ciao, arrivederci, grazie mille Paolo.